Sì, è una bella soddisfazione da tutto il lavoro con i ragazzi. Bellissimo essere arrivato in finale con le due squadre, non potevamo aspettarci di più, quindi siamo veramente contentissimi. Come è nato questo trionfo in quest'Under 17 femminile? E io dopo qualche anno di fermo mi sono ritrovata a questa squadra, sono tornata a Cassano ad allenare con queste ragazze con tanta voglia di crescere e di fare bene. Gruppo eterogeneo, di diverse età, ma veramente hanno dato tutto l'anno, quindi questo è veramente un successo meritato per lo sforzo, per il sacrificio fatto in tutto quest'anno. A chi ti senti dedicata la vittoria di questa manifestazione? Beh, sicuramente alla famiglia, alle ragazze che hanno dato tutto e anche al team di allenatori che è a Cassano, perché veramente lavoriamo insieme, collaboriamo. Marco Africano, che non è qui, ha dato una mano enorme anche con queste ragazze, Davide Colles, Velotti, quindi meritato per il lavoro di gruppo. È stato veramente un bel torneo per noi, sono state 5 partite in crescendo, i ragazzi appunto partita dopo partita hanno giocato sempre meglio, sono molto contento per loro, è una vittoria, una bella vittoria perché si sono allenati molto bene tutta la stagione, credo che in tutta la stagione non abbiamo mai perso una partita. E questo è il coronamento, insomma, del lavoro, del duro lavoro che fanno durante la settimana. Qual è il segreto di Cassano? Non so se ci sono dei segreti, io penso che la cosa è che lavoriamo veramente tanto, ci alleniamo tutti i giorni con tutte le squadre e questo credo che alla fine faccia la differenza e appunto che i ragazzi anche capiscano che poi il lavoro viene ripagato con questi trofei è importante e penso che la differenza appunto sia proprio questa qua, il lavoro settimanale. A chi ti senti dedicare questa vittoria? La voglio dedicare alla società in primis e a tutti i ragazzi, perché poi dopo i protagonisti delle vittorie sono sempre i giocatori e la voglio dedicare a tutti loro perché se la sono meritata. Non è facile, sono una persona un po' burbera ogni tanto, un po' sopra le righe, non è facile sopportarmi, quindi faccio i complimenti a loro, li ringrazio e bene, così siamo contenti.